Allora, Sindaco, oggi abbiamo approvato un documento importantissimo per il piano strategico. Beh, oggi sì, abbiamo approvato parecchie delibere importanti. La più importante è soprattutto quella che rende esecutivo il piano strategico, di una mia delibera originaria, poi condivisa da tutto il Consiglio metropolitano, tranne il consigliere Lebbro, il consigliere Capasso e il Movimento 5 Stelle. Si tratta di 400 milioni circa che vanno a 92 comuni per progetti strategici nell'ambito delle materie della città metropolitana, quindi un modo per rafforzare tutta l'area metropolitana, creare infrastrutture, difendere l'ambiente, sviluppo, cultura, territorio, mobilità, quindi un grande risultato che abbiamo fortemente voluto. Poi vorrei anche ricordare le tre delibere dove abbiamo stanziato risorse economiche importanti per i piccoli teatri della città metropolitana, per i medi teatri di Napoli e dell'intera area metropolitana e per tutte le attività culturali. Quindi un consiglio metropolitano che ha a cuore lo sviluppo legato alla cultura e credo che anche un modo significativo di coesione tra anche consiglieri che appartengono a forze politiche differenti.